Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio del Let's Replay di Yo-Kai Watch 2 Psicospettri. Nello scorso episodio abbiamo fatto la conoscenza di Whisper e siamo tornati in possesso dello Yo-Kai Watch. Ora ci tocca trovare anche G-Banyan, che sembra essere sparito nel nulla. A quanto pare perdere lo Yo-Kai Watch ci fa anche perdere tutti quanti gli amici che abbiamo trovato nel corso della nostra avventura con gli Yo-Kai. Quindi, non perdiamo tempo, siamo anche più veloci di una macchina. Roba dell'altro mondo, per poco non ci investiva, e andiamo a cercare G-Banyan. Attenzione però, causerà l'incidente? Non causa l'incidente. G-Banyan, dove sei? Provo a usare la lente Yo-Kai quando il radar Yo-Kai si attiva. Premi la pulsantiera verso l'alto e Y per lo Yo-Kai Watch. E Whisper ci fa il piacere di installare Tane Yo-Kai. Questo è una specie di sottogioco che è anche interessante, se volete. E però ancora non possiamo attraversare senza problemi, a quanto pare. Dunque, qui dovrebbe essere G-Banyan, se non sbaglio. Eccolo qui, in tutta la sua rossaggine. Si può dire rossaggine? Ovviamente, essendo che siamo di rango E con lo Yo-Kai Watch, ci metterà più tempo a caricare la lente e quindi scovare lo Yo-Kai. Però a mano che saliremo di rango sarà sempre più veloce. Miau, 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 miau. G-Banyan, riesci a sentirmi? Le auto sono il nemico! Le auto sono il nemico! Sembra molto concentrato, non penso che riesca a sentirci. All'attacco! Questa storia finisce mia ora. Prendi questo, stupida furgone! Furia tempestante! Direi che non è andata proprio bene, G-Banyan. Mi dispiace. G-Banyan, stai bene? Quell'umano mi sta parlando. Beh, sì, non ti ricordi di noi? Non sarà forse Amy? No, miau, non è lei. Sembra che anche G-Banyan abbia perso la ragione... la memoria. Amy era la mia padroncina quando ero in vita. Quel fatidico giorno in cui un camion mi ha travolto qui, a questo incrocio. Amy, che amavo così tanto, mi disse: non riesco a credere che ti sia fatto investire da un camion. Patetico. Patetico. È sempre una storia tragica, non importa quante volte l'abbia sentita. Tu non sei patetico, G-Banyan. Dopotutto, io mi ricordo. Ti allini duramente combattendo questi camion sperando di rivedere Amy. Non conosco nessun altro che sfiderebbe un camion come fai tu. Mia, sto piangendo. Mi sembra di aver già vissuto tutto questo. Devi ricordare, G-Banyan. Ricorda il giorno in cui siamo diventati amici. Amici? Oh, quella luce! È la stessa di quando abbiamo recuperato la memoria! Yeah! Ecco la medaglia di G-Banyan. Una medaglia Yo-Kai. È la prova del legame di amicizia con uno Yo-Kai. Con questa puoi chiedere aiuto ai tuoi amici Yo-Kai in qualunque momento. G-Banyan! Ho da fare mia ora. Un gatto è sempre impegnato a dormire. No, non rinominiamo G-Banyan, lo teniamo così bello com'è. Sei tu, Link! G-Banyan, ti sei ricordato? Però non mi sembra strano che abbiamo tutti perso la memoria in quel modo? Già, ma non ho perso solo i miei ricordi, ho anche perso lo Yo-Kai Watch. Magari il signore che mi ha venduto lo Yo-Kai Watch ne saprà di più. Bella idea, torniamo alla bottega della memoria. Non posso, sono nel mezzo del mio allenamento. Cosa? Ma abbiamo appena riunito il gruppo!
Se hai bisogno di me puoi chiamarmi usando lo Yokai Watch. Ha ragione. D'accordo, va bene Link, andiamo. Quindi torniamo da Robby Vecchi e cerchiamo di capire qualcosa di più sullo Yokai Watch. Intanto io provo ancora ad attraversare la strada col verde. Niente, non ce la facciamo. È inutile, non funziona. Eccoci qui, dunque. Ehi, ma il negozio è scomparso! Che cosa curiosa? Era proprio qui, ne sono sicuro. Aspetta un attimo. Whisper, come sei finito dentro la macchina a gettoni? Oh, ah, è una lunga storia. Significa che non ne hai idea. Beh, non c'è altro che possiamo fare per ora. Perché non torniamo a casa? Ok. Ah, certo. I nostri genitori dovrebbero aver fatto pace a questo punto. Che succede? Sento uno strano formicolio. Significa che c'è uno yokai qui vicino. Veramente? Non posso sbagliarmi. La mia antenna riceve un segnale. Quindi quel ricciolo sulla tua testa è un'antenna? Senti, quel mucchio di spazzatura è sospetto. Dovresti controllarlo. Ok, controlliamolo con il nostro Yokai Watch. Wow, è un mucchio di spazzatura interessante. Propongo di esaminarla. Talvolta puoi trovare yokai che si aggirano per posti come questo. Uso la lente yokai per indagare. Ok, lo inquadro. Dove sei, piccoletto? Eccolo qui. Preso, per un pelo. Pulishido. Ok. E ora che l'abbiamo trovato, che facciamo? Amicizia? Parla allo yokai che hai trovato. Ok. Salve. Sono Pulishido, un nobile fante sul sentiero della pulizia, non della guerra. Ok, lo dici tu, amico. Oh, sembra che il suo attacco più spaventoso sia farti sentire il bisogno inarrestabile di riordinare. Ah, allora io proprio sono tutto il contrario. Io ho uno yokai che mi incanta per mantenere il disordine. Sono frequenti i casi di madri di famiglia incantate così da questo yokai? Eh già. Cosa c'è di sbagliato nell'essere puliti? Ehi, voi dovete essere malvagi che hanno lasciato qui la spazzatura. Che cosa? No, aspetta un attimo, parliamone. È inutile negare, ripulirò le tue azioni. Se mi ripulisci la fedina? No, scherzo ovviamente. Oh cielo, sembra che il mio tentativo di negoziare diplomaticamente sia fallito. Cosa? Negoziare diplomaticamente? Ma stai solo fluttuando e leggendo! Bene, è ora di dimostrare la funzionalità primaria dello Yokai Watch. Usa la medaglia Yokai per chiamare il nostro amico a combattere per noi. Va bene, per favore, Jibanyan. Arrivo! Splendido! E luce! Che maglior, che furor, siamo limpidi! Splendidi! Jibanyan! È una buon fine! Mi hai chiamato? Cosa? Stavi dormendo? Yokai hanno una vita del tutto normale! Può capitare qualcosa del genere quando li chiami senza preavviso? La prossima volta ti mando un messaggino. Miau, ho una vita, sai? Ehi, si è riaddormentato? Sì, lui ha fatto così. Dopotutto, è un gatto. Ehi, smettetela di ignorarmi! Ah, sì, scusami, era un po' strana la situazione. Si mette male, Pulishido sembra piuttosto arrabbiato. Lascia fare a me, il tuo competente valletto yokai, Whisper. Ehi, Jibanyan, se combatti, avrai la tua barretta di cioccolato preferita. Certamente Link te ne comprerà una. Beh, se è per il mio caro amico, farò del mio meglio. Whisper, non fare promesse a mio nome. Beh, ora è sicuramente più motivato. Perciò è tutto a posto, no? Più o meno. Ah, non posso più aspettare, ora vi ripulisco per bene! Che poi ripulire per bene sembra quasi una minaccia, vi derubo. Comunque Link, tempo di combattere! Ok, facciamo una lotta yokai allora.
il mio Jibanyan contro e tu contro il Pulishido selvatico, tipo. Si può considerare selvatico uno yokai che non è, che non ha... No, selvatico no. Misogino. Misogino sì. E in effetti ho sbagliato termine. Il termine misogino si applica a chi ha una repulsione verso le donne, mentre misantropo si applica a chi ha una repulsione verso i maschi. Ora, se avessi scelto Katie non starei qui a fare questo discorso, dovevo dire misantropo, ok, ma ci siamo capiti, no? Ho sbagliato termine. Perché non ha amici, ovvio. Anche se non farei niente, i tuoi yokai combatteranno da soli. Oppure puoi selezionare l'Energimax per effettuare una mossa Energimax. Segui le istruzioni per riempire l'energimetro dei tuoi yokai e travolgere gli yokai nemici con la tua mossa Energimax. Ok, combattiamo. Vediamo. Ah, già carico, ok, allora. Ti serve solo girare, ottimo. Yeah! Ok, questa beh, era piuttosto facile. Però oh, ci ha preso un po' di botte. Le abbiamo saccagnato. Anche Jibanyan le ha prese. Peccato. E Sparamini, per inizio storia è buono. Allora, Jibanyan è uno di quegli yokai che porterò fino alla fine della storia. L'altra volta mi avete chiesto appunto quali yokai avrei portato, quindi Jibanyan è uno di quelli. Porterò yokai che non ho mai utilizzato. Magari Pulishido, una volta evoluto in Pulishogun, potrebbe essere uno di quegli yokai, perché no? Hai visto? Per me è questo il potere dell'amicizia. Ammetto la mia sconfitta. Combattere così per un amico. Sono davvero commosso. Che amicizia splendida avete. Voglio essere anche io uno dei tuoi amici. Certo, sarebbe fantastico. Scusa se abbiamo interrotto le tue pulizie. Sono colpito dalla tua generosità. La nostra amicizia sarà leggendaria. Tra l'altro, se non erro, Pulishogun, Pulishido, l'evoluzione di Pulishido, è uno yokai che serve per un quiz cartello, se non erro. Non dovrei sbagliarmi, ma mi pare che c'è un quiz cartello per lui. Ce l'hai fatta, Link? Che orgoglio essere il tuo valletto. Se continui a farti nuovi amici così riceverai molte medaglie yokai. Il mio consiglio è di raccoglierle tutte qui dentro nel medaglium yokai. È il miglior posto per controllare le informazioni sulle medaglie yokai. Sì, quante volte hai detto yokai però? Medaglium yokai. Grazie, Whisper. Non vedo l'ora di vivere nuove avventure. Ci vediamo. Ti chiamerò presto, tranquillo. Beh, ora che questa è fatta, direi che possiamo tornare a casa a riposare. Sì, barrette di cioccolato a casa di Link, ne farà indigestione. Ah, certo. Beh, ora che noi tre siamo riuniti, andiamo a riposarci. Ok. Dobbiamo controllare se i nostri genitori sono... hanno fatto pace. Si sono riappacificati. Che cosa terribile. Lo Yokai Watch è tornato nelle mani di quel marmacchio. Ci siamo già occupati una volta di quell'aggeggio infernale. Sembra che ci sia bisogno di misure extra. Ritiriamoci e riorganizziamoci. Ah, c'era da... ok. Quindi quello era tipo, hai ricevuto il medaglium yokai, però ora ce l'hai anche come applicazione. E finisce anche il primo capitolo, ragazzi. Episodio un po' cortino, ma va così, ragazzi. Che devo dirvi? Bene così, no? Allora, ogni modo, ragazzi, questo era il secondo episodio del Let's Replay di Yokai Watch. Dal prossimo episodio inizieremo a fare sul serio. Io, come sempre, vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione il link che vedrete anche per i social a schermo. E noi ci vediamo, ovviamente, alla prossima. Bye bye!